Roberto Barrera, responsabile tecnico delle attività di base del settore giovanile scolastico della FIGC Molise. Quante società al Pala Unimol per questa festa del giovane calciatore, una manifestazione però in realtà itinerante che ha già girato e sta girando il Molise? Sì, siamo giunti alla quarta manifestazione di questa stagione dopo Montenero e le due di Isernia. Che dirti, i numeri parlano chiarissimo, abbiamo una risposta ottima da parte delle società, i ragazzi sono contentissimi, ma per primi siamo contenti noi di questa adesione che non ci aspettavamo. Siamo entusiasti e speriamo che questi ragazzi si possano divertire e possano confermare anche negli anni a venire la presenza per questa manifestazione. È sempre difficile comunque gestire bambini piccoli, insegnargli non tanto il concetto di passaggio ma il concetto di sport inteso come divertimento, condivisione in mezzo al campo. Assolutamente sì, sto lottando contro una certa ideologia, nel senso che anche nelle categorie più basse con i bambini ancora c'è una vecchia mentalità rivolta alla vittoria, a cercare il risultato. Noi dobbiamo lavorare in maniera diversa, dobbiamo ricercare altro, dobbiamo ricercare il divertimento nel ragazzo, lo sviluppo delle capacità sensopercettive, la coordinazione e la tecnica soprattutto. Il risultato verrà successivamente. Questo è stato l'argomento principale su cui ho impostato il corso livello E che è stato fatto ultimamente Camobasso e Isernia. Lunedì 20 inizierà il corso UEFA C, che è una novità assoluta per noi del Molise, non si faceva credo da tantissimi anni, e cercheremo di trasmettere ai tecnici che verranno questo tipo di mentalità, assolutamente è fondamentale. Infatti si investe e si deve investire tanto soprattutto sulla formazione degli istruttori, che poi sono alla fine ragazzi, giovani, certo, appassionati di sport e di calcio in particolare, certo, in questo caso. Quando mi è stato dato questo ruolo, il mio primo intento è stato proprio questo, la formazione. Infatti ho cercato subito di avviare il corso livello E e anche lì c'è stata una risposta ottima con 90 iscritti. È un primo passo per chi vuole intraprendere questo tipo di attività di carriera. Ripeto, lunedì 20 inizierà il corso UEFA C, che per noi è un grosso vanto. Ci saranno dei tecnici nazionali molto qualificati e abbiamo la partecipazione di 29 corsisti che andranno poi a riportare tutto quello che apprenderanno all'interno delle loro società. Spero che questo sia soltanto l'inizio di un percorso che potremo seguire nei prossimi anni di formazione, che dovrà portare sicuramente alla crescita tecnica e organizzativa anche di tutte le società.